Un giorno buono è che veniamo da una partita vinta nel nostro stadio all'ultimo secondo, come siamo abituati a Spezia, all'anima di Spezia. Oggi ci tengo a dire due cose importanti. Allora, grazie a tutti della disponibilità, voglio ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo fatto tutto ciò che ci eravamo prefissati, mantenere una competitività della squadra importante, non diciamo smantellandola, ma tenendo il valore tecnico in condivisione col mister, col presidente, con Andrea Gazzoli. E abbiamo anche avuto un'opportunità della cessione di Rashid che ci garantisce una sostenibilità e una stabilità per quelle che sono le nostre casse societarie, perché la Serie B purtroppo non è la Serie A e bisogna anche e soprattutto guardare un equilibrio economico e sportivo. Per i rinnovi di Bertola stiamo negoziando con il ragazzo e l'agente, abbiamo fatto una proposta abbastanza importante perché noi vogliamo e crediamo nel ragazzo fermamente, è un nostro prodotto e vogliamo metterci nelle condizioni di averlo con noi e ed essere noi a dargli opportunità di andare in un campionato, se non con lo Spezia, di Serie A. Per quanto riguarda Rezza, stiamo discutendo con gli agenti in queste ore. Il ragazzo si è messo a completa disposizione della società per rivedere il suo contratto, e vediamo la formula se allungare o meno, ma il ragazzo tiene a Spezia, ci ha tenuto a Spezia, ha avuto qualcosa di in Serie A per andare, ma lui è fortemente attaccato alla città. Se ci fosse necessità a gennaio non ci terremo indietro di un intervento, sicuramente, però i nostri ragazzi hanno bisogno di avere la fiducia e poi sono cresciuti con noi e il senso di appartenenza si vede anche da queste partite, è importante per la nostra squadra. Il nostro obiettivo primario è la salvezza, poi dopo si vedrà quello che succede dopo aver raggiunti. Io in ufficio c'ho scritto meno 38, che sono i punti 37, 38, che sono i punti che mancano per la salvezza. Dopo si vedrà. Il Presidente non parlava di Serie A, si parlava di costruire un percorso per poter ritornare in Serie A. È un percorso che va costruito con la sofferenza dell'anno scorso e con quello che stiamo facendo adesso. Poi ci andremo, non ci andremo, ma non dobbiamo mai perdere il focus di quello che sono i nostri obiettivi primari, mantenere la categoria, senso di appartenenza e poi dopo si vedrà quello che succede.